Nemici e nemiche della muffa, benvenuti alla 16ª puntata di Mai Dire Muffa, la prima rubrica dedicata ai trattamenti antimuffa, spiegata facile e senza peli sulla lingua. Allora, a partire da oggi e per i prossimi almeno 2-3 giorni vorrei affrontare un argomento che secondo me è molto importante, che è alla base delle regole generali della nostra azienda, ovvero verificare sempre il contenuto di sostanze, come dire, dannose per la salute nelle pitture che forniamo. Perché questo? Perché devi sapere che le pitture non sono tutte uguali. Facciamo una distinzione, prima magari più a livelli generali e poi più nel dettaglio. Allora, sul mercato esistono fondamentalmente, almeno per la parte dedicata ai privati, due tipologie di pitture: le pitture all'acqua, denominate anche idropitture, e le pitture a solvente, che sono per esempio gli smalti con cui hai pitturato la ringhiera, porte, finestre. È anche vero che nella categoria pittura a solvente ci sono delle piccole tipologie di pitture che si possono utilizzare anche come le pitture ad acqua, per esempio delle pitture antiumidità, però non è di quello di cui vogliamo parlare. Allora, già la distinzione pittura d'acqua e pittura solvente ci spiega che la pittura d'acqua è sicuramente molto più ecologica di una pittura solvente che si diluisce con acqua ragia, ha un forte odore ed è magari più utilizzata per la sua resistenza all'esterno o semplicemente perché serve in quel determinato ambito. Quindi ovviamente tutto quello di cui noi discutiamo che riguarda noi o il resto del mondo rientra nella categoria pittura all'acqua. C'è da dire che rispetto alla situazione odierna le pitture che venivano vendute in passato non avevano dei controlli o delle normative stringenti come c'è adesso, da quando l'Unione Europea, come dire, ha messo dei paletti, e fondamentalmente le pitture di 20-30 anni fa erano totalmente diverse da quelle di adesso. La prima differenza che mi viene in mente, sempre come dire ricordandomi di quello che mi raccontava mio padre ai tempi, è che le pitture di qualche generazione fa erano molto più bianche, molto più coprenti e addirittura potevano passare anche decenni prima che si ripitturava. E ovviamente questo risultato si raggiungeva anche per il fatto che dentro c'erano magari delle sostanze che ora sono state completamente proibite e quindi si è dovuto in epoca moderna utilizzare altre sostanze meno tossiche. Quindi la buona notizia è che fondamentalmente qualunque pittura tu vada a comprare oggi ad acqua fondamentalmente ha un contenuto bassissimo di sostanze chimiche che fra domani e dopodomani ti spiegherò precisamente nel dettaglio. Oggi vorrei fare un'introduzione un po' più generale, perché all'interno di queste pitture ad acqua ci sono due o tre distinzioni da fare. Quindi fondamentalmente a partire dal 2007 l'Unione Europea ha imposto ai produttori di specificare la quantità in grammi di sostanze rilasciate dalle pitture, che si chiamano VOC. Per ora ti basta sapere che fondamentalmente questo valore, che è scritto in piccolo, nascosto purtroppo su ogni scatola di pittura, indica la quantità di, appunto, queste sostanze volatili che poi vengono rilasciate nell'aria quando pitturi o anche nei periodi successivi. C'è un limite oltre il quale i produttori non possono andare, quindi per esempio nel 2007 i VOC massimi erano di 70 grammi, nel 2010 è stato, ed è tuttora valido, ridotto a 30 grammi. Quindi comunque stiamo parlando di una quantità per l'epoca più bassa possibile. Però c'è da dire una cosa, è vero che il limite massimo di queste sostanze è un numero compreso fra 0 e 30, però è anche vero che al produttore nessuno gli impedisce di fare anche delle pitture che abbiano questo valore prossimo allo zero, e infatti è quello poi che andrò ad approfondire a partire da domani, perché effettivamente all'interno di questo piccolo recinto che è quello che l'Unione Europea permette ai produttori di fare, molti produttori si sono distinti per voler comunque fornire ai propri clienti una pittura che sia quanto più ecologica possibile. Non arriveremo mai a potercela bere ovviamente, però ci sono delle grosse differenze fra pitture che hanno il valore massimo consentito e quelle che hanno il valore più basso possibile. Infatti il mercato poi si presenta una sottonicchia all'interno delle pitture all'acqua, che sono le pitture naturali, e queste magari sono pitture che hanno una composizione completamente diversa, magari non avranno le stesse prestazioni di bianco della pittura che non si avvale, diciamo, di questi ingredienti, però possono tranquillamente vantare il fatto che hanno una lista di ingredienti dove è specificato che non ci sono sostanze tossiche. E una delle sostanze tossiche da me più odiate, che per me è molto importante che sia presente nella quantità minore delle pitture che
fornisco ai miei clienti è la formaldeide. La formaldeide è una sostanza chimica che si utilizza per fare un sacco di cose, addirittura si usa anche come conservante per i cibi ed è cancerogena, quindi è purtroppo consentita in una piccola quantità, ma se non ci fosse sarebbe meglio. E diciamo che la buona notizia è che esistono anche delle pitture che non la contengono. E, diciamo che a partire da domani approfondirò due concetti, ti do già un'anticipazione. Sono due parametri importanti da conoscere perfettamente in qualunque pittura tu vai a comprare, quindi questi concetti che ti dico non sono strettamente legati alle pitture antimuffo o termoisolanti, ma valgono per tutte. Prima cosa, domani andremo a trattare cosa sono i VOC, che sono appunto queste sostanze volatili, ma ne parlerò più nel dettaglio, e poi quali sono le certificazioni per riconoscere che una pittura è veramente ecologica. Quindi esiste una certificazione che è uscita da pochissimo e coinvolge poche marche e pochi modelli di pittura, che si chiama classe A+, che per noi è un requisito fondamentale per essere un prodotto trattato da Basta Muffa. Quindi per il momento ti saluto, ti invito a seguire le prossime due puntate perché sono strettamente collegate con quella di oggi, e ovviamente se hai domande da fare approfitta dello spazio che c'è sotto nei commenti. Ciao da Giuseppe, buona giornata.